Bene ragazzi, oggi andremo a terminare il secondo capitolo con Pericolo Scampato, martedì 10 a.m., quindi ci spostiamo alla mattina seguente dove Jim e Pinky, che si trovano in questo motel, il giorno successivo decidono il da farsi. Intanto però tutta la carovana sta arrivando per raggiungerli, quindi sia la limousine di Mr. Barretta sia a seguire l'auto di Zimmer, il sergente, che segue Barretta, quindi Barretta segue Jim, il sergente segue Barretta, quindi stanno andando verso questo motel a Bristol Age, alla fine della contea, al confine. Intanto vediamo cosa succede in questo sottocapitolo ultimo per terminare il secondo capitolo. Buona visione e buon ascolto, a dopo. Pericolo scampato, martedì ore 10 a.m. Nei pressi del confine di contea i motel erano tutti uguali, sembravano tanti soldatini in riga, tutti dello stesso colore. Jim aveva scelto a caso il suo motel dove pernottare, ma la fortuna gli fece trovare un portinaio di reception molto molto disponibile. Infatti la sera prima non fece obiezioni quando li vide arrivare. Jim era tutto sudato e sorreggeva Pinky, che aveva il ventre vistosamente insanguinato, nonostante il maldestro tentativo di coprirlo con la giacca di lui. Il giovane portinaio sapeva che non doveva impicciarsi degli affari altrui, bastava che i clienti pagassero anticipatamente, e così fu. Jim andò a lasciare Pinky sdraiata sul letto e le poggiò una pezza bagnata sulla fronte, le strinse la mano e le diede un bacio. Torno tra poco, resisti, piccola. Poi scese nella hall e pagò la stanza. Come ti chiami? Chiese all'impiegato in tutta fretta. Willy, signore, rispose l'uomo mettendosi a disposizione. Senti Willy, io ho un problema e non ho molto tempo a disposizione. Posò un altro biglietto da 50 sul bancone. Mi dica, cosa posso fare per lei? Rispose prontamente il giovane. Mi serve un medico, oppure qualcuno che sappia estrarre una pallottola, e mi serve subito. Qui vicino c'è il Santa Teresa Hospital, signore. Conosci un dottore che non faccia troppe domande? È un dottore proprio no, ma conosco un infermiere che fa il caso vostro. A quest'ora finisce il turno. Così Jim uscì di corsa e andò a prendere quell'individuo che avrebbe dovuto salvare la vita a Pinky. La mattina seguente, Willy era ancora di turno dopo quella notte piena di eventi. Jim, alla buon'ora, dopo una notte insonne, scese giù per una tazza di latte caldo da portare alla povera Pinky. Tirò fuori dalla tasca l'ultimo biglietto da 20 e glielo posò di nuovo su quel bancone. Willy, ho da chiederti un'ultima cosa. Dica, signore, rispose l'uomo pensando, se tutti i clienti fossero come lei si potrebbe vivere solo di mance. Se qualcuno mi cerca, io non ci sono per nessuno, intesi? Il portinaio afferrò al volo il concetto ed annuì rassicurando Jim. Il latte caldo riscaldò lo stomaco malconcio di Pinky, che si sentiva leggermente meglio. La pallottola si era fermata sotto pelle, non aveva toccato nessun organo vitale ed ora era conservata lì, dentro una boccetta di vetro sul comodino. Jim si mise di nuovo dietro le tendine della finestra per scrutare l'esterno. Aveva precedentemente perlustrato gli ambienti di quel piccolo motel studiando un piano di fuga. Alla fine del corridoio del terzo piano, dove era la loro camera numero 309, c'era un'uscita di emergenza che portava all'esterno verso la rampa di scale antincendio. La scalinata in ferro terminava nel parcheggio. Da quel punto, per arrivare all'auto, c'erano ancora 50 metri da percorrere. Sapeva che da un momento all'altro doveva mettere in atto quel piano di fuga, ma non voleva allarmare Pinky, che continuava a riposare. Intanto, giù nella hall, Willy accoglieva una coppietta di amanti. Lui era un tipo distinto e fiero di aver portato in albergo la donna di un altro. Lei invece era nervosa, forse perché temeva di essere riconosciuta da qualcuno. Il cliente si rivolse a Willy in modo brusco. Ci porta sui bagagli? Poi, non contenti, una volta alloggiati nel numero 407, chiesero un whisky in camera. Willy doveva soddisfarli, il cliente ha sempre ragione, si sa, ma non era affatto contento e pensò, mentre saliva le scale, tutte queste pretese e neanche un dollaro di mancia. Bah, più sono ricchi e più sono pidocchiosi. Intanto la limousine di Barretta entrava ed usciva dai parcheggi dei vari motel. Il boss era su tutte le furie, erano arrivati a Bristol Age già dalle prime ore del mattino e non avevano ancora tracce di Jim e Pinky. Oramai gli alberghi del confine erano quasi terminati, ne mancava solo uno, l'ultimo. Scesero dall'auto tutti e quattro e si diressero verso il bancone della reception. Willy salutò i nuovi arrivati, ma il suo occhio esperto gli fece capire sin da subito che quelli non erano dei clienti. Salve,
Vorremmo sapere se presso di voi alloggia una coppia. Sono arrivati ieri sera, chiese Anthony con tono apparentemente gentile. Willy prese tempo scorrendo il dito della mano sinistra sul registro, poi facendo fede alla promessa fatta a Jim, con la mano destra compose furtivamente il numero dell'interno 309 dal centralino, che era posto sotto il banco. Lo fece squillare due volte come da accordi. Dopodiché rispose alla domanda di quei signori con aria spaesata. Qui ci sono tante coppie e se non mi fornite i nomi non posso aiutarvi. Jim, che fino a quel momento non aveva mai perso d'occhio l'entrata del motel, proprio in quel frangente stava per accompagnare Pinky in bagno. Sentì squillare il telefono e il cuore gli balzò fino in gola. Fece sedere Pinky sul letto e andò velocemente alla finestra. Vide con sua enorme sorpresa una limousine scura parcheggiata lì davanti. Di certo non è la polizia, il che è molto peggio, pensò. A quel punto doveva scappare e doveva farlo subito. Piccola, ora non c'è tempo, dobbiamo andare via. Appoggiati a me e usciamo dalla stanza. Ma io devo andare in bagno, si lagnò la donna. Ti prometto che tra un po' ci potrei andare, ma ora non si può. Mister Barretta, che aveva perso la pazienza, si fece largo tra gli altri e venne avanti. Senti, amico, io cerco uno stronzo di nome Jim e la sua donna che ha un buco nella pancia, sbraitò. Willy, ormai alle strette, rispose: non ho notato nulla del genere, ma forse una coppia sospetta ce l'avrei. Sono alla 407, al quarto piano. Jim, in tutta fretta, stava percorrendo il corridoio del terzo piano, sorreggendo Pinky. Con la coda dell'occhio vide la spia dell'ascensore che saliva dal piano terra. A quel punto pensò che i $20 non fossero bastati, forse Barretta ne aveva offerti di più. Aprì la porta dell'uscita di emergenza, sempre con lo sguardo a spiare quel dannatissimo ascensore, che però non si fermò al piano, ma proseguì più in su. Un leggero senso di sollievo pervase Jim. Si pentì per aver dubitato di Willy. Iniziò a scendere la scalinata in ferro, esterna, ma Pinky era troppo affaticata. Così la caricò sulle sue spalle e percorse le scale il più velocemente possibile. Arrivò con affanno fino alla sua Buick. Il tetto dell'auto era ancora abbassato in versione decappottabile. La sera prima non aveva avuto tempo di tirarlo su. Forse non era il caso di andare in giro con una decappottabile, ma non aveva tempo per compiere quell'operazione manuale neanche in questo momento. Mise in moto, la vecchia auto aveva bisogno di scaldare il motore per un po' prima di andare. Furono dei secondi interminabili, poi partì facendo inversione di marcia. Sulla sua strada incrociò un'auto parcheggiata in seconda fila, a pochi metri dalla limousine. Era una macchina marrone, simile ad un carro funebre. Al suo interno non c'era nessun passeggero. Infatti, il sergente Zimmer e Luke decisero di scendere dall'auto e di andare a vedere cosa stesse succedendo. I quattro da loro seguiti tardavano ad uscire da quell'ultimo motel, cosa che non si era verificata per i precedenti. Barrett ed Anthony erano davanti alla porta della camera numero 407, il boss con la pistola in mano e il suo socio dietro di lui, mentre gli altri due scagnozzi rimasero giù a sorvegliare l'ingresso. Il sergente Zimmer e Luke entrarono e si avvicinarono alla reception. Riconobbero i due energumeni rimasti al piano terra che parlottavano tra loro. Non sapendo cosa fare, Zimmer chiese il prezzo di una stanza al portinaio. Mentre Willy forniva il prezzario, le orecchie del sergente captavano i discorsi dei due nel salottino. Soltanto una parola arrivò chiara e altisonante: $2 milioni. Al che Zimmer fece cenno a Luke di andare, ringraziando il cortese ragazzo alla reception. Intanto, sul quarto piano, Barretta con un calcio sfondò la porta e irruppe nella stanza 407, puntando la pistola contro i due corpi sotto le lenzuola. «Fermo, non ti muovere!» urlò a gran voce. Anthony dietro di lui accese la luce della camera. Da sotto le lenzuola sbucò un uomo di mezza età, con capelli grigi ai lati e calvo sopra. Terrorizzato e tremolante, si sedette sul letto con le mani in alto. Non capiva cosa stava accadendo attorno a lui. Non poteva mai immaginare che una scappatella extraconiugale gli potesse costare la vita. Era forse il marito della signora quel tipo armato, pensò pregando. Non è lui, maledizione, tuonò Barretta. Da fuori giungeva un rumore di una vecchia marmitta. Anthony scostò bruscamente le tendine e si affacciò alla finestra urlando: quello è Jim, sta andando verso Springletown. Anthony vide la decappottabile imboccare la Route 67 in direzione opposta a quella da cui erano giunti precedentemente. Poi si rivolse a Barretta. Scendiamo, quel bastardo del portinaio ci deve delle spiegazioni. E lasciarono la stanza con i due malcapitati mezzi nudi e ancora sgomenti per l'irruenta visita.
Il sergente Zimmer, giù nella hall, si fermò sulla soglia d'ingresso del motel. Voleva parlare con Barretta. «Capo, ma così ci salta il piano di inseguimento?» chiese Luke, che non capiva lo strano comportamento del suo superiore. «Non preoccuparti, Luke, qui si tratta di cose ben più importanti», rispose Zimmer togliendosi gli occhiali per la prima volta. Non lo aveva mai fatto in servizio, quegli occhiali si pensava fossero incollati al volto. Il sergente aveva cambiato aspetto, era diventato improvvisamente euforico, aveva ricollegato tutto dopo aver sentito quella cifra di dollari suonanti. Gli vennero in mente le frasi di Mike, quello è Mr. Barretta da Long Island. Rimembrò in un attimo i titoli dei giornali di anni prima. Il bottino non è mai stato ritrovato. Era ineluttabile, si trattava dei 2 milioni andati persi nel famigerato affare internazionale. Scesi alla reception, Barretta e Anthony si diressero infuriati verso Willy, ma furono bloccati dal sergente, che si presentò mostrando il tesserino. «Buongiorno signori, sono il sergente Zimmer, della contea di Springle». I malviventi impietriti da quelle parole risposero al saluto con un cenno del capo. «Volevo farvi qualche domanda, se ci vogliamo accomodare fuori». Willy tirò un sospiro di sollievo, pensando che finalmente quell'odissea fosse finita. Senza dubbio furono dei momenti memorabili per il suo piccolo e tranquillo motel. Zimmer si rivolse al più basso dei due e con aria misteriosa gli disse «Sappiamo che lei è latitante, Mr. Barretta». Infatti Anthony risultava incredibilmente incensurato, nonostante una vita dedita al crimine. Poi, padrone della situazione, continuò. «Prima però ho sentito una parola che potrebbe farmi chiudere un occhio sulla questione». Tutti lo guardarono stupefatti, compreso Luke, che non riusciva ancora a capire cosa avesse in mente il sergente. Mr. Barretta lanciò uno sguardo furioso, accennando un ringhio verso i due energumeni rimasti di guardia, che evidentemente si erano fatti sfuggire qualche parola di troppo durante l'attesa al piano terra. Lesto Anthony intervenne, prese in mano il discorso e propose un accordo. «Signori, se ci vogliamo mettere comodi nella nostra limousine, così potremo ragionare meglio». Allorché Mr. Barretta, Anthony e Zimmer entrarono in auto, mentre le due guardie del corpo e Luke rimasero fuori, spaesati e in attesa di avere notizie su quell'improvvisata riunione. Anthony tirò fuori le sue doti di mediatore e cominciò a parlare per primo. «Caro sergente, a quanto pare sarebbe anche lei interessato ad una ricompensa. Beh, diciamo che il 30% mi farebbe chiudere entrambi gli occhi», rispose il sergente con un velo di ironia. Barretta, che a discorsi era molto spicciolo, ribatté «Ma lei è impazzito! Io corro dietro quei soldi da circa 10 anni e ora dovrei concedere il 30% al primo arrivato». Anthony cercò di calmare il suo compagno e di sistemare la situazione nel miglior modo possibile. «Senta, sergente, noi dobbiamo ancora trovarli quei soldi, perciò stiamo seguendo quel Jim. Quindi se ci dà una mano a trovarlo, ci sarà sicuramente una fetta di torta anche per lei». L'accordo era dunque stipulato. I 2 milioni di dollari avevano fatto perdere il lume della ragione persino all'immacolato sergente. Zimmer scese da quella lussuosa macchina e si avviò insieme a Luke verso la propria auto. Le due squadre ripartirono a gran velocità verso la contea di Springle, all'inseguimento di Jim. La Buick aveva circa una mezz'ora di vantaggio sugli inseguitori. Jim decise di riprendere la scorciatoia dell'andata in modo da aumentare il distacco con le altre vetture. Rifece sosta alla vecchia pompa di benzina sullo sterrato per dare possibilità a Pinghi di andare finalmente in bagno. Il benzinaio non era al suo posto. Il silenzio del deserto era turbato dal russare di quell'individuo sdraiato all'ombra del casolare. Di fianco aveva una specie di frigo pieno di ghiaccio, con all'interno una scorta di bottiglie di birra. Al colpo di clacson di Jim, questi sobbalzò e, strofinandosi gli occhi, si alzò dalla sedia per avvicinarsi all'auto. Era un tipo grezzo, con barba e capelli sporchi e unti. Portava una tuta da lavoro tutta macchiata di grasso. Sotto era a torso nudo. Appiccicata sul petto aveva una targhetta col suo nome, Jackson. Durante il viaggio di andata Jim non aveva notato quella brutta faccia, sicuramente se ne sarebbe ricordato, forse c'era stato il cambio turno. Quando l'individuo si avvicinò, Jim arricciò il naso per smorzare l'odore di letame che quello emanava. Evidentemente aveva una fattoria sul retro della casa, si poteva intuire, oltre che dall'odore, anche dal muggito delle bestie. Jim lesse la targhetta e per essere socievole lo salutò. «Ehi Jackson, come va? Ascolta, la mia donna deve andare in bagno». Questi soltanto con un gesto della mano indicò le toilette. Mentre Pinghi gli passò davanti, il benzinaio la guardò come se non avesse mai visto una donna in vita sua. La ragazza lo salutò e lui sorrise in modo goffo. Al che Jim non fu molto contento.
La sua mano era già desiderosa di impugnare la pistola. «Ho già troppi casini, amico, non ti ci mettere pure tu», pensò fremendo sul sedile. Tornando all'auto, Pinky si accorse del nervosismo del suo uomo. «Che hai, sei geloso?» gli disse scherzosamente e lo abbracciò. Il dolore al ventre era ancora vivo, ma l'utilizzo dell'alcol come anestetico rendeva la ragazza in uno stato di perenne e giocosa confusione. Jim pagò il pieno di benzina e non lasciò mance. «Allora mi porti a cena fuori stasera?» disse Pinky rivolgendosi al suo compagno per fare un po' la civettuola davanti all'estraneo. «Ma di che cosa stai parlando?» rispose Jim ringhiando sottovoce infastidito dalla situazione. «Al Dakota Restaurant, no?» «Chissà cosa c'è di buono da mangiare», disse lei mentre rideva divertita. La Buick ripartì di colpo, lasciando dietro un gran polverone. Dallo specchio retrovisore si vedeva il benzinaio che gesticolava imprecando immerso in quella nube. Durante il tragitto la mente di Jim stava esaminando gli eventi accaduti nelle ultime ore. «Ma che succede?» chiese Pinky, ora più sollevata. «La cosa mi preoccupa. Barretta si è mosso personalmente dal suo covo per venire a cercarmi», le rispose pensieroso l'uomo. «Beh, gli hai ucciso due uomini, mi sembra ovvio», rispose lei mettendosi comoda per affrontare il resto del viaggio. «Vedi piccola, questa non è gente che piange i suoi uomini. Non penso che farebbero una vendetta personale solo per quei due». Svoltò a destra e rientrò sull'asfalto, continuando il suo discorso. «Quando vidi Rino e Patanza al Dakota, pensai volessero qualcosa da Mike, proprio come la volevo io. Ma quando ho notato la mano di Patanza scostare la giacca, non ho potuto far altro che sparare. Conoscevo bene quel gesto». «Ma allora li conoscevi bene quei due? Ok Jim, ora mi racconti tutto dall'inizio, altrimenti mi fai scendere da questa fottutissima auto e non mi vedrai mai più». Pinky ricominciava a fare l'isterica. Il dolore allo stomaco andava scemando, quindi le rimaneva più fiato per sbraitare. Jim ormai non poteva più mentirle, così iniziò a raccontarle tutto sin dall'inizio, sin dai tempi dell'Esmeralda Nightclub. Alla fine del monologo, la donna rimase letteralmente attonita per tutta quella storia. Sapeva che il suo uomo non era un santo, ma che avesse lavorato per un boss, questo mai. Non l'avrebbe mai immaginato. «Il fatto che non riesco a spiegare è il perché stanno addosso a me, quando Mike dovrebbe saperne di più sulla faccenda», si chiese Jim pensando ad alta voce. Pinky ormai non lo stava neanche più ad ascoltare. Ripensava alle parole di prima e a come lei fosse stata all'oscuro di tutto per tanti anni. La donna di un gangster. «Ok, loro credono che io abbia i soldi, perché Mike non li ha. Quindi a questo punto non mi rimane che andare a parlare col vecchio grembiule». Schiacciò il pedale e proseguì verso il Dakota Restaurant, mentre il viso imbronciato di Pinky veniva carezzato dal vento che muoveva i suoi lunghi capelli. E così è terminato il secondo capitolo di Springletown 1980. Se vi è piaciuto vi invito a commentare qui sotto, lasciare un like e magari iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Buonanotte e a Domenico Vasile. Check the mic and make sure it sound right, boys.